E ciao a tutti ragazzi e bentornati con i vostri videogiocatori maledetti. E siamo nuovamente qui con l'ultimo video di questa card di Backlash. Sono anch'io stanchissimo perché sto registrando tutti diciamo tutte le telecronache che sto cercando di fare tutte lo stesso giorno, quindi sono stanchissimo. Adesso so cosa provano i nostri poveri telecronisti, anche se sicuramente loro sono 100 milioni di volte più bravi di me. Comunque so cosa vuol dire adesso parlare ininterrottamente così tanto. Cioè, veramente stancante. Questo sarà un video particolare, è vero che dura un po' di più, ma all'interno troveremo gli ultimi due match della card. Si parte subito con il titolo Stati Uniti in palio, quindi Randy Orton prova l'assalto al titolo Stati Uniti contro l'attuale campione Jeff Hardy. Ricordiamo che Jeff Hardy vinse questo titolo grazie allo shake up, quindi al draft di Jinder Mahal, che passa a Raw e deve difendere la stessa notte la cintura da poco conquistata ai danni di Jeff Hardy, che ne coglie subito l'occasione e la strappa al suo possessore per poi venire a sua volta draftato a SmackDown. È un casino totale, ma a quanto pare così Randy Orton ha potuto riavere la sua opportunità per il titolo. Ovviamente Jeff Hardy non è un personaggio giocabile di 2K18, quindi ho dovuto prendere per forza un personaggio creato dalla community WWE. Diciamo che ci assomiglia molto. Ne avevo trovato uno che era praticamente identico, ma perché forse era proprio quello originale, perché nella community puoi scaricare i personaggi, però se ci sono oggetti diciamo di alcuni pacchetti, quindi di alcuni DLC, ti dicono no, per avere questo personaggio ti devi comunque comprare il pacchetto. Se volevo Jeff Hardy originale, io mi sarei scaricato, cioè mi sarei comprato il season pass da 30 euro, che purtroppo non comprerò, perché sinceramente per giochi come WWE, che ogni anno escono personaggi nuovi, cioè quindi escono i giochi ogni anno, non penso di comprare il season pass. Per giochi che rimangono così nella storia, come può essere un Final Fantasy o altro, ci posso anche pensare, ma per un gioco tipo WWE, FIFA eccetera, i season pass secondo me sono un po' sprecati, perché alla fine l'anno dopo riceverai quelle stesse cose gratuitamente grazie al gioco. Quindi Jeff Hardy sicuramente sarà in WWE 2K19 gratuitamente disponibile. Quindi fino ad allora utilizzeremo questo qui creato dalla community. E qui i riti della circostanza, quindi il titolo deve essere consegnato, fatto vedere per far partire il match. Come potete vedere, qui lo fa vedere in quello di Charlotte contro Carmella, no? Weighing in at 250 pounds, he is the Apex Predator, the Viper, Randy Orton! Introducing the champion, from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, he is the United States champion, the superstar, Jeff Hardy. Don't change that dial. Ok, finalmente la cintura viene consegnata, viene fatta vedere allo sfidante, quindi adesso l'arbitro la solleverà, come sta facendo in questo preciso momento, la consegnerà al timekeeper, che poi farà partire ufficialmente il match. Incredibile qua, stretta di mano, i due si rispettano tantissimo. Infatti si rispettano anche tantissimo nella realtà, anche se diciamo nell'ultima puntata di SmackDown
Randy Orton ha fatto un po' il furbino, dopo aver consegnato su un piatto d'argento la vittoria a Jeff, gli ha fatto un archeo dal nulla, ma i due comunque non hanno nessun rimorso l'uno con l'altro, quindi che possa vincere il migliore. E vediamo un attimo se vincerà la vipera o il cavaliere del vento. Qui Randy Orton prende subito le redini del match, diciamo fa valere tutta la sua atleticità, perché alla fine Jeff un po' il peso degli anni inizia a farsi vedere, anche se più o meno hanno la stessa età Jeff Hardy e Randy Orton, ma Jeff Hardy forse li dimostra un po', diciamo, peggio, mettiamolo così, mi dispiace per lui. Però è comunque molto atletico e fa comunque voli spettacolari come quello che ci stava presentando in questo preciso momento, ma Randy Orton si toglie subito dalla traiettoria, ma Jeff Hardy cerca un'altra reversal, riprende il suo avversario e continua l'attacco con queste chop, con questi sgambetti, sti pugni e gomitata incredibile, trattenuta tra l'altro. Randy Orton viene messo all'angolo, forse Jeff cerca una mossa, e sì, volo incredibile di Jeff Hardy che adesso prova subito lo schienamento, ma ha solo il conteggio di uno. Ovviamente Randy Orton non è qui a pelare le patate, ma Jeff Hardy allora non demorde, prova un altro volo dalla terza corda, Swanton Bomb, e qui potrebbe essere già finita. Era buonissimo anche lo schienamento del Cavaliere del Vento, ma Randy Orton è stato molto più lucido e quindi dopo questa spallata riprova la sua rimonta per la conquista del titolo. Sollevamento, ok, suplex, diciamo in presa diretta, così la gente canta RKO, RKO, quindi si sta già schierando per uno dei suoi beniamini di casa. Vediamo se Randy Orton li accontenterà con la sua famosa tecnica demolitrice, RKO, che vuol dire Randy Killer Orton per chi non lo sapesse. E qui intanto prova il suo cucchiaio d'argento, che potrebbe portare al preludio della vera RKO. No, prova subito lo schienamento, così. Incredibile, quanto suolo di due. Effettivamente, secondo me, Randy qua serve l'RKO per battere il Cavaliere del Vento. Non basta. RKO al volo! Qui è finita! È finita! Incredibile, il match è durato forse pochissimo. 1, 2. Ma l'arbitro qui ci ha messo tantissimo. Sinceramente, qui è stato più un errore arbitrale che da parte di Randy Orton. Jeff Hardy comunque riesce a riprendersi dall'attacco poderoso di Randy Orton e adesso prova un suplex che va a segno e prova anche lui lo schienamento, ma stavolta mi sa che il conteggio si ferma a 2 anche. Cioè, io avrei pensato solo uno, invece Randy Orton ha subito tantissimo la presa. Jeff Hardy prova forse un'altra Swanton Bomb, un'altra. No, però Randy Orton qui aveva già capito tutto e si è levato in tempo. Il pubblico è in visibilio, felicissimo qui. Randy Orton ce la fa, ce la fa, vedremo. La gente continua a cantare sempre di più RKO, RKO, quindi si stanno tutti, diciamo, portando dalla parte di Randy, che vediamo se li accontenterà nuovamente. E qui di nuovo la tecnica del cucchiaio d'argento che va nuovamente a segno. Jeff Hardy non riesce proprio a liberarsi da questa presa della vipera. La vipera rimanda il bersaglio all'angolo, forse vuole tentare una delle mosse del padre che l'hanno reso famosissimo nella sua era. Infatti mi sa che il preludio è proprio quello, quindi un suplex dalla terza corda. Sì. No, cosa sta facendo? Non ditemi che fa un RKO dal paletto. Super RKO, incredibile. La vipera cosa ha fatto? Veloce, prova lo schieramento.
Veloce! Arbitro, muoviti! Uno! Due! Incredibile, Jeff Hardy resiste alla super RKO di Randy Orton. Qui Orton ha tirato fuori davvero il coniglio dal cilindro. Incredibile, incredibile. Adesso continua il suo assalto. RKO, ma stavolta Jeff Hardy era lì pronto. Ne subisce due, ma tre sono troppe, Randy. Poi così ravvicinate, sono troppe. E quindi Jeff Hardy prova a vincere. Diciamo, vediamo cosa sta preparando Jeff Hardy. Cosa sta preparando? La mossa, la sua mossa finale, Twist of Fate. E allora il campione resta Jeff Hardy, molto probabilmente 2 e 3. Jeff Hardy con la Twist of Fate mette fine al combattimento. Quindi questo match si conclude con Jeff Hardy che resta campione Stati Uniti. E adesso potremo passare, dopo i festeggiamenti, al prossimo incontro. And that's a win to start off the night. If that's the type of action we're going to get all night long, I can't wait to see the rest of the card unfold. Believe it or not, that's just the beginning, folks. Stay tuned for more great action. Ed eccoci così alla conclusione della card di Backlash 2018, con quello che presumo sarà il main event del pay per view. Quindi per il titolo WWE ci saranno Shinsuke Nakamura, che fa adesso il suo ingresso con la sua theme song fighissima, anche se l'ha cambiata da poco, che è sempre uguale ma un riadattamento con anche una voce al di sopra, così che il pubblico non possa più cantare la sua entrata, perché è passato tra le file dei cattivi. Shinsuke Nakamura. E poi il suo acerrimo nemico, il campione WWE e AJ Styles. I due si conoscono tantissimo perché hanno praticamente fatto tutta la gavetta assieme. Ricordiamo che AJ Styles ha viaggiato per tutto il mondo, si è esibito in tutti i palcoscenici più grandi, su tutti i più grandi ring mai esistiti, come anche Shinsuke più o meno, anche se forse non ha fatto tutta la gavetta dell'attuale campione. I due però si sono affrontati più e più volte in Giappone, quindi nella lega più famosa giapponese di wrestling, e adesso sono qui a contendersi il titolo massimo della federazione. Il giapponese, il diciamo cavaliere nipponico, il re dello strong style, fa il suo ingresso qui nel pay per view di Backlash, dopo che ha subito una sconfitta all'interno dello show più grande al mondo, quindi di WrestleMania, dove non è riuscito a portare a casa la vittoria proprio strappando la cintura a AJ Styles. Chissà se oggi il nipponico riuscirà a portarsi a casa l'ambito trofeo. Intanto qui fa vedere tutto la sua agilità, la sua diciamo scosciaggine, io la chiamerei, anche perché veramente è troppo elastico quest'uomo. Anche già nell'entrata fa certe manovre, certe pose assurde, come farà vedere presumo tra poco. Ed ecco qua che si prepara all'utilizzo della corda, o forse anche senza, no, con l'utilizzo. Guardate, cioè, la flessibilità di quest'uomo, che riesce praticamente a impacchettarsi totalmente
all'interno di 2 metri cubi, cioè 2 centimetri cubi, altro che 2 metri. E sentite il pubblico come lo ama. Anche se io nel gioco gli ho messo reazione folla e cattiva, il pubblico non ce la fa e ama questo personaggio. Ovviamente molto molto bravo, molto preparato, soprattutto nelle mosse a lui congeniali. Quindi il suo strong style, come piace chiamarlo a lui. Guardate i suoi, diciamo, preparativi, il suo stretching di pre-match. Già una cosa così, noi finiamo forse in ospedale per 4-5 mesi con rotule spaccate e femori partiti praticamente. E adesso sarà la volta dell'attuale campione WWE, molto molto amato tra il pubblico. Infatti anche io penso che prima o poi mi comprerò la sua maglietta, anche se non è proprio in cima alla lista dei miei preferiti, però lo considero davvero davvero un grandissimo campione. Ed ecco qui AJ Styles, che ho avuto la possibilità di vedere dal vivo, perché come vi ho già spiegato forse in uno dei precedenti video, io vado a vedere la WWE dal vivo quando viene qui in Italia. E a novembre di quest'anno, cioè veramente ormai dell'anno già passato, e sono riuscito ad andare a vedere la WWE, però il live event di SmackDown. Quindi ho visto AJ Styles contro Shinsuke Nakamura contro Jinder Mahal. Era già campione AJ Styles, aveva vinto il titolo da neanche una settimana, infatti fui davvero felice di vederlo arrivare con la cintura. Preferivo vedere lui che sinceramente Jinder Mahal. Niente contro Jinder Mahal, ma sinceramente la prima volta che vado a vedere la WWE dal vivo voglio vedere la cintura intorno a uno dei miei preferiti. E quindi puntavo o su AJ o su Shinsuke, però Shinsuke non era ancora, diciamo, nella main card, quindi era l'unico che poteva fare il miracolo, l'ha fatto, ed era AJ Styles. Introducing the challenger from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura. Introducing the champion from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, he is the WWE Champion, the Phenomenal, AJ Styles! Don't move, don't speak. Ok, conclusi per l'ultima volta i riti di presentazioni, il campione consegna la cintura all'arbitro, che mostra il titolo a Shinsuke, e siamo quasi pronti a iniziare. Io ripeto, questa è la cintura più bella esteticamente dell'attuale WWE. Sinceramente quella universale, che è molto simile, non è così bella, perché secondo me quel rosso un po' stona tantissimo con, diciamo, il titolo. Invece quella lì fa, dà un senso di importanza, dà proprio un senso di essere campioni. L'altro non dico che sembra un giocattolo, ma non mi sembra proprio una cintura degna di un campione. Intanto Shinsuke parte subito all'attacco. Ricordiamo che questo match è senza squalifiche, quindi sono ammessi anche colpi proibiti e colpi molto bassi. Sappiamo già che Shinsuke ama colpire nelle parti molto basse, quindi speriamo per i gioielli di famiglia di AJ Styles che si sia preparato qualche protezione, o se no deve dire addio alla possibilità di avere figli, mi sa. Intanto i due si conoscono, ripeto, tantissimo, quindi ognuno di loro sa esattamente cosa pensa l'altro. È un match davvero molto combattuto, sono entrambi due tecnici e quindi vedremo davvero delle belle. Qui intanto AJ Styles
fa la sua rimonta, ma Shinsuke esce dal quadrato per poi rientrare subito, provare l'impacchettamento, ma AJ Styles era pronto ad aspettarlo al barco, ed eccolo qui che ritorna a massacrare Shinsuke Nakamura, che si becca questo calcio alla tempia, incredibile. E adesso AJ Styles non demorde, continua l'assalto, ma stavolta è stato abbastanza clemente, e poi dice avanti, tutto qua quello che stai a fare, Re dello Strong Style, dai, vieni qua che ti do una mano ad andare di nuovo giù per terra. Effettivamente Shinsuke non sembra riuscire ad entrare nel match, il match lo sta facendo tutto il campione, che nuovamente ridà il calcio in testa al povero nipponico. Sollevamento, vediamo, caricamento sulle spalle di AJ Styles, che fa uno spezzacollo, davvero uno dei più brutali, perché qui il minimo sbaglio potrebbe costare tantissimo all'avversario. Ricordiamo sempre che loro sono ovviamente atleti preparati a tutto, quindi voi non provateci mai a casa né a scuola né da nessun'altra parte. Se volete provare a fare il wrestling, iscrivetevi a qualche associazione che ovviamente è in grado di supportarvi e di allenarvi adeguatamente. Anzi, a quanto ne so dalle ultime notizie, la WWE è molto intenzionata ad aprire alcune leghe minori in tutto il mondo, e una delle quali dovrebbe essere proprio in Italia. Quindi se siete interessati, informatevi e iscrivetevi, ma a casa non provateci mai. Intanto AJ Styles colpisce giustamente il punto più forte del nipponico, cioè le gambe, ma qui il nipponico non riesce davvero ad entrare nel match, anche se qui tenta subito di smentirmi. Infatti il campione finisce schiena a terra, e adesso mossa di sottomissione, prova a strappargli la testa dal collo, ma ovviamente non è così facile da fare, per nostra fortuna anche. Vediamo, il nipponico butta giù AJ Styles dal ring, facendogli capire questo è il mio ring, però vieni qua che ti do altro calcio in faccia, vieni qui. Pronto, entra dentro. L'arbitro, come avete notato, non ha iniziato neanche il conteggio, proprio perché questo match è senza regole, quindi per vincere si deve per forza o schienare l'avversario o sottometterlo. Questa è stata una decisione presa dal nuovo general manager di SmackDown, cioè Paige, dopo i tantissimi match conclusi senza un vero vincitore per colpa della squalifica. Infatti il nipponico continuava a colpire nelle parti basse il povero fenomenale, che adesso qui si prepara forse a una delle sue mosse più forti, e difatti prova una mezza gomitata in volo. E adesso cosa farà? Ginocchiata in faccia da parte del campione, e l'applauso giustamente dei fan, che hanno capito che qui ci stiamo avvicinando forse al tempo dei saluti, e invece ancora no. Ma Style nuovamente fa lo spezzacollo, è pronto, prova lo schienamento, 1, 2. E no, il nipponico dice non ancora, ragazzo. Bella la mossa, ma non sei ancora pronto. E allora AJ Styles prepara la gomitata volante? Prepara la sua mossa definitiva? No, non l'ha fatta. Però forse adesso sì. Forse adesso sì. Chiede nuovamente di rialzarsi. E stavolta c'è. Stavolta c'è. Gomitata volante. E qui è finita, ragazzi. Qui è finita. Si conclude così la nostra card di Backlash. Fatemi sapere in tutti i commenti, in tutti i video, se siete d'accordo con i verdetti della PlayStation. E siamo così giunti nuovamente ai saluti. Questa volta per davvero, cioè l'ultimo match, sono felice anche per la mia gola.
ci vediamo con i prossimi video sempre qui su Videogiocatori Maledetti.